Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete capito dal titolo, oggi vi mostrerò tutta la mia collezione di squishy. È il primo video che faccio al riguardo, quindi è davvero tutta la mia collezione di squishy e ho da mostrarvi circa 120 squishy, sono tantissimi. Cercheremo di andare in velocità per non far durare questo video troppo, quindi se vi piace questo genere di video e volete che in futuro io faccia la mia collezione di squishy parte 2, lasciate mi piace adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Prima di andare al video saluto Giada del futuro e Death Note. Come al solito le regole per essere salutati nei miei video le trovate giù in descrizione. E adesso andiamo subito agli squishy perché devo uscire, avevo dimenticato di registrare l'intro e sono in super ritardo. E ok, quindi eccoci qui. Allora, come già vi ho detto nell'intro, ho ben 120 squishy da mostrarvi. Partiamo proprio con gli ultimi squishy che avete visto sul canale, ovvero i Ciupilupi squishy. Allora, io adoro questi squishy. Ho deciso di partire proprio da questi perché li trovate ancora in edicola. Il prezzo è di 4,90€ a squishy. Questa è la seconda edizione, infatti hanno cambiato le bustine e adesso potete scegliere il vostro squishy. Questa ce l'ho ancora chiusa perché questo è doppione. Ovviamente in edicola, oltre lo squishy, dovete richiedere assolutamente il magazine perché è in regalo. Questo contiene tantissime informazioni sugli animali ed è gigantesco, ma vi mostro gli animali che io ho. Ho il gattino arancione, mi sembra che questo si chiami Bro Felix. Ho l'altro gattino bianco e questo si dovrebbe chiamare White Felix. Ho il cagnolino Doggy, l'uccellino, ovvero Red Bird, la scimmietta che si chiama Chatti e ha delle orecchie bellissime e cicciottissime, il panda, ovvero White Pandus, e questo lo adoro. Ma il mio preferito tra tutti è questo qui, ovvero Rabbi. È bellissima, ve la squisho anche. È tra lo slow rising e il fast rising e questa cosa io la preferisco. A me personalmente non piacciono gli squishy troppo slow rising. Questa è bellissima e tutti i Ciupilupi hanno il gancetto per essere appesi. Voi guardate che orecchie, wigo wigo wigo. Allora, adesso passiamo ai prossimi squishy. Allora, io li ho divisi un po' in scatole. Qui ho 4 scatole. Ho gli squishy cinesi, gli squishy di marca, ovvero quelli super costosi dal mio punto di vista. Ovviamente, ci sono squishy molto più costosi che io non ho mai acquistato. Squishy da edicola e squishy cinesi e da edicola che sono di consistenza diversa, ovvero quelli in silicone. Partiamo con quelli lì cinesi. Io, come notate, ho una box piena e ho uno dei primi squishy che ho portato qui sul canale, uno dei primissimi squishy, ed è questo qui a forma di toast, di pezzo di pane, bellissimo. Si è anche tutto rovinato qui, si è un po' rotto, per questo ho smesso di utilizzarlo. E qui c'è questa pecorella che mi sembra si chiami pun pun qualcosa. Non conosco molto bene la cultura giapponese per quanto riguarda questi tipi di animaletti, quindi scusatemi, ma è uno squishy semi slow rising ed è super adorabile ed è grandissimo. E a questo squishy ci sono particolarmente affezionata perché è uno dei primi squishy che ho acquistato. Poi abbiamo questi, per la maggior parte vengono tutti da internet, da Banggood o da Gearbest, e abbiamo questo dentino che è bellissimo. Poi abbiamo questa torta, questo tortino che è diverso dagli altri, è di una spugna differente, molto più leggera, infatti questo è anche fast rising. Poi ho un altro dei miei squishy preferiti che è questo qui, dei popcorn, anche se mi sembra che io l'avevo ordinato con i popcorn bianchi, invece mi è arrivato con i popcorn rosa e sembra quasi un cervello questa parte, ma è bellissimo questo squishy, super slow rising. Poi ho questa torta gigantesca, sicuramente se mi seguite da un po' magari qualche squishy mancherà perché li ho regalati. Avere 120 squishy per me è uno spreco, quindi sicuramente dopo questo video regalerò alle mie cugine o amici altri squishy. Ma ho questa torta gigante super slow rising che non utilizzo mai, infatti questa qui di solito ce l'ho esposta sulla mensola perché è bellissima da vedere. Poi ho questa fetta di torta che perde ancora tutti questi pezzetti di plastica, le miette, che dovrebbe essere la granella. Questa è fast rising ma non la utilizzo mai, è semplicemente bellissima da vedere. Poi ho questa confezione di latte che mi piace tantissimo ma è troppo slow rising per i miei gusti, però è bellissima, mi piace soprattutto questa parte morbidosa qui. Poi abbiamo questo squishy
Fishy non l'ho praticamente mai utilizzato. E questo pinguino aveva un odore terribile, l'ho lasciato appeso fuori per un po' di tempo. Infatti qui abbiamo ancora il segno della molletta. E si è indurito tantissimo e si sta già staccando la testa, ma non l'ho mai utilizzato perché è davvero troppo rigido e non mi piace per nulla la consistenza. Invece il pinguino è adorabile. Poi abbiamo questi squishy, ce ne sono altri buttati nella scatola. Questi squishy sono terribili, ma sono comunque i primi squishy che ho acquistato. Erano gli inizi del canale quando ho iniziato a portare questi squishy e sono super morbidi e slow rising. Questo tra l'altro è anche sporchissimo. Poi abbiamo quest'altro squishy, l'ho utilizzato per fare squishy da 1 euro contro squishy da 10 euro, e ho mostrato questi tre squishy. Abbiamo questo smile che lo tengo appeso per il gancetto per il portachiavi vicino al mio armadio, all'anta dell'armadio, ed è carinissimo. Questo di solito è vicino al frigo perché è calamitato. Questo sempre l'ho pagato, mi sembra 70 centesimi. Poi ho questo qui che mi si è rotto il gancetto perché era identico a questo qui, soltanto aveva il gancetto e mi si è rotto giocandoci, ed è così sporco perché ci stava giocando il gatto prima di registrare questo video. A volte sale sulle mensole, si ruba gli squishy e vabbè. Prossimo squishy, abbiamo un altro squishy che mi piace molto ma che ho utilizzato poco, ovvero questa fetta di anguria. Magari con l'estate adesso lo utilizzerò più spesso, è super fast rising. Sto cercando di andare velocissimo. Poi abbiamo questo squishy, ci gioco poco perché ho paura di rovinarlo. È una cacchetta tutta a galassia, sorridente, ed è slow rising, fin troppo per i miei gusti. Poi un altro squishy, questo ci gioco un sacco, è una fragola slow rising, però dato che è grande non fa niente, lo perdono, ed è questa fragolina con tutta la cioccolata, tipo stata inzuppata nella cioccolata, e mi piace un sacco. Poi ho un'altra torta, con questo non ci gioco mai, devo dirvi la verità, perché la maggior parte di questi squishy viene posata negli scatoloni e me ne dimentico, il che è un grandissimo peccato. Ho questa torta che anche questa è super slow rising, questa mi piace un sacco, magari devo metterla esposta. Poi questo qui ce l'ho esposto e ci gioco spesso perché è gigante ed è fast rising, ed è questo scoiattolo che mi ricorda tanto Chip e Chop, quindi per questo lo ordinai al tempo, ed è bellissimo e mi piace un sacco. Con questo ci gioco un sacco, io ho già detto un sacco 20 volte, perdono. Poi ho questa bambina con il kimono, questa si sta leggermente staccando la testa, potete vedere, ma è super slow rising. I prezzi di queste cose non mi ricordo niente, mi dispiace, dovresti andare recuperando i video in cui li ho aperti per la prima volta. Questo orsetto è bellissimo e non ci gioco mai perché ho paura di romperlo, ho paura di staccargli la testa, però è super slow rising. Poi abbiamo questo gattino che ce l'ho esposto sulla mensola, è stato nello sfondo dei miei video per tantissimo tempo, è un gattino sfinge davvero super adorabile, questo mi piace tantissimo, però è slow rising, voglio degli squishy belli ma che siano fast rising, grandi e fast rising, uffi. Poi abbiamo questa bicchiere tipo Starbucks e anche questo è slow rising. Poi questo anche è uno dei primissimi squishy che ho portato sul canale, era un panda, poi mia sorella l'ha lavato nella lavatrice, non ho idea del perché, ha provato secondo me a toglierci la puzza e si è indurito un sacco e non mi piace per nulla. Con questo squishy ci ha giocato tantissimo mia sorella e si è rovinato tutto, ma è un gattino nella tazza ed è grandissimo e super slow rising, a me piace tanto la manica, infatti qui si sta anche già rompendo. Poi questo è bellissimo, questo a quanto pare era originale, mi è stato detto, mi è arrivato nella bustina originale che purtroppo ho gettato, ma mi è stato detto da voi iscritti che questo squishy era originale, non cinese, ma è questo muffin che ho tenuto comunque esposto sullo sfondo dei miei video per tanto tempo. Io di squishy mi piace più tenerli esposti che giocarci, e questo è bellissimo, anche il gancetto per essere appeso. Poi questo squishy è bellissimo, anche questo è uno dei primi portati sul canale, questo lo tengo per lo più esposto perché ho paura di romperlo, ma profuma tantissimo di mandarino ed è tipo un mochi mochi, non so bene come si chiama, ma è un dolcetto tipico giapponese, anche molto buono perché al Comic Con di quest'anno li vendevano e ne ho assaggiato uno e mi sono piaciuti molto, sono molto gelatinosi, ma con lo sfondo giallo non lo notate, soltanto ho paura di romperlo, quindi non ci gioco mai, però la confezione è super adorabile. Poi abbiamo quest'altro animaletto che è un narvalo, che in realtà secondo me è più una balena unicorno
corno, perché il narvalo, il corno ce l'ha al posto del naso, invece questo qui ce l'ha proprio in fronte. Però è carinissimo, è piccinissimo, ma è troppo slow rising, e questo presto lo vedrete in un confronto originale verso falso. Poi un altro dei miei squishy preferiti, adoro, adoro questo squishy, è troppo slow rising, ma dato che è grande uno non ci fa nemmeno tanto caso. È un criceto super grassissimo, sì, super super grasso, ma è bellissimo, e ha delle orecchie adorabili, infatti questa qui sta anche per staccarsi, tanto che ci ho giocato. Poi dalla parte cinese sono quasi finiti, sembra che per il momento siamo piuttosto veloci, no? Qua c'è una checklist degli altri squishy, ma va bene. Poi ho questi altri squishy che fanno parte sempre di quelli lì che vi ho fatto vedere prima, che era un set che io acquistai, e questi sono comunque i primi squishy che ho acquistato. Sono orribili perché sono proprio delle spugne super strane, ma sono legata a loro sentimentalmente. Questo è carinissimo invece, e quindi non li getto o non li regalo, ma resteranno con me per sempre. Addirittura questo, la stampa si è spostata. Poi abbiamo questo squishy che puzzava terribilmente e l'ho lasciato esposto al sole e si è indurito, come potete notare, è diventato praticamente una pietra. Poi abbiamo questa bottiglina di latte slow rising, piccinina, davvero piccina, però si è ingiallita con il tempo, mi piaceva tanto. E poi abbiamo questa matriosca, che anche questa è stata sullo sfondo dei miei video per tanto tempo, è super super adorabile, matriosca con kimono, oppure non è una matriosca ma ha un nome specifico nella cultura giapponese ma non riesco a ricordarlo. E con questa abbiamo finito gli squishy cinesi. E ok, invece in questa Yume Twins, in questa Yume Box, per il momento ci sono tutti gli squishy da edicola. Allora, abbiamo marche varie, abbiamo Skiffydolls, Babam, Chicaboom e forse anche qualcos'altro che al momento non mi viene, ma partiamo con i primi. Abbiamo questo qui, che l'avete visto sempre recentemente sul canale, ed è della Chicaboom, i Doggy Puppy Squishy mi sembra si chiamino, e questo è adorabile, è un gattino adorabile, e con questo non vedo l'ora di iniziare a giocarci, però me lo sono completamente dimenticato. Sempre Puppy Doggy, abbiamo questa barretta di cioccolato che è slow ride, un coniglietto, sempre sempre slow rising. Questi sono tutti della Chicaboom, e abbiamo questo gattino giallo che con lo sfondo, vabbè, lo notate poco, ma questo anche è adorabile e slow rising. Poi abbiamo questo che è senza ombra di dubbio il mio preferito della Chicaboom, ovvero l'unicorno. Un unicorno bellissimo con cui ci gioco poco perché ho paura di romperlo. Poi abbiamo questo orsetto che anche è carinissimo, però ha la testa pesante, quindi non resta in piedi ed è super super slow rising. Mi sembra che il prezzo di questi sia 6,99 euro o 4,99 al momento, non ricordo benissimo, ma questi li trovate ancora in edicola. Ho questa sirena, che anche questa è slow rising ma è gigantesca, e mi piace tanto perché la coda è in rilievo. Poi abbiamo un altro bellissimo, il gatto unicorno, che ha sia le ali argentate che il corno argentato, ed è bellissimo, è morbidissimo e super slow rising, quindi io con questo non ci gioco per paura di romperlo. Poi abbiamo un altro gattino, questo lo metterò in borsa probabilmente, che mi piace molto e è anche piuttosto pallinoso ed è rosa, è un gattino orsetto rosa, troppo bello. Quest'altro gattino che vedrete presto in un confronto, perché ho anche quello della Sbabam. Allora, questo è della Chicaboom ed è piccolino e slow rising. Poi fatemi vedere se ce ne sono altri. Ok, sì, ho l'ultimo Doggy Puppy, o Puppy Doggy, ho questo momento di confusione che non riesco a ricordarlo. Ho questo pulcino super super adorabile che dovrebbe comparire in un futuro confronto originale contro falso, se mia nonna riesce a trovare quello cinese che le regalai. Non lo riusciamo più a trovare, e quindi quando lo troverò ci sarà nel video. Però questo è un pulcino adorabile. Poi passiamo a quelli lì della Sbabam, che mi sembra il prezzo sia di 6,79 euro, e non li trovate più forse in edicola, o forse qualcuno li vende ancora. Ma questi sono i Doggy Doggy Squishy, di questo ero sicurissima di avere il doppione cinese, ma in realtà l'ho regalato a una mia zia e adesso si trova a Firenze, quindi lontanissimo da me perché io sono a Napoli, e quindi probabilmente faremo un simil confronto con un altro molto simile. Poi abbiamo il narvalo della Sbabam, questo è tutto rosa. Poi
abbiamo il gattino identico a quello lì della Chicaboom, soltanto è tutto sporco di vernice o a chiazze. Ma il mio preferito della Sbabam è questo qui, la nuvoletta. È super adorabile e lo adoro. È uno dei miei preferiti in assoluto e al tatto è super super morbido. Prossimi sono della Skifidol. Allora, qui ho due squishy che non vi ho mostrato in video della Skifidol, ovvero questo qui e questo qui. Questi sono gli Skifidol Kawaii Super Squishy. Questi qui sono al prezzo di 4,99€ e questi li trovate ancora in edicola. Li ho acquistati perché volevo fare il confronto originale versus falso per quanto riguarda il dentino, ovvero questo qui. Ma quando sono andata ad acquistare questo dentino, avevo completamente rimosso che io avevo acquistato la versione precedente e ho già fatto un confronto. Fatemi sapere, volete lo stesso il confronto con il dentino cinese, però di questo qui super kawaii? Se voi lo volete lo stesso il confronto, io includerò anche questo dentino nel video. E poi ho quest'altro, che questo in realtà l'ho acquistato perché mi piaceva troppo. È una capretta bellissima, è super morbida ed è anche pasteurizing, fantastico. Questi sono i kawaii squishy e sono gli ultimi tre da edicola squishy normali. Abbiamo la confezione di latte, il dentino e la bottiglietta, e questi tutti e tre li avete visti sia nella video reazione che nel primissimo confronto squishy originale versus falso che ho fatto qui sul canale, che vi è piaciuto un botto, quindi per questo voglio farne un altro. E ok, gli squishy costosi si trovano in questa box. Allora, qui ci sono, prima di tutto, ci sono questi due che non sono costosi, sono, anzi costano un euro, ma sono gli squishy di Tiger, di San Valentino, e sono praticamente due pietre. È vero che mi piacciono gli squishy fast rising, ma questo è troppo, rimbalzano anche tantissimo, quindi... ciao ciao! Questo è lo squishy più costoso che ho in assoluto. Costa sui 20 euro, ma io l'ho acquistato su Amazon a 10 e ci ho fatto il video squishy da 1 euro contro squishy da 10 euro. E questo era lo squishy da 10 euro. È una stella marina. Troppo bella, ma troppo slow rising. Quindi io questa qui ce l'ho semplicemente esposta. Ma mi piace un sacco. Poi qui ho buona parte degli smoshy mushy. Allora, gli smoshy mushy vengono venduti in queste due confezioni. Una serie che ricorda i frozen yogurt o i gelati e una serie che ricorda i barattolini di miele, ketchup o maionese. Ogni barattolino di Smoothie Mushy contiene un tag per il nome, la checklist e un adesivo e un contenitore con le catenine. In ogni confezione trovate ben due Mushy Mushy, che sono l'animaletto, e io per esempio qui ho la pecorella, con il suo migliore amico, ovvero un altro squishy più piccino, e questo è un gelato. Ogni Mushy Mushy ha un profumo particolare, io adoro questi squishy. Ho la pecorella, il più bello in assoluto, che è l'unicorno, e mi sembra il suo migliore amico fosse la banana split, e insieme sono super adorabili. Il gattino, che ha sempre come migliore amico un cono di zucchero filato, il gattino è bellissimo. Ho un altro gattino che come migliore amico ha il latte. Qui ho l'orsetto con il bacon. Poi ho questo cricetino che ha come migliore amico questo mango. Poi abbiamo quest'altro coniglietto con questo specie di French toast troppo adorabile. E infine ho questo scoiattolo con la pasta e il suo migliore amico, ovvero il sushi. Poi ho come ultimo squishy costoso questo qui, che mi è uscito dalla Yumi Box, ed è lo squishy di Snoopy, che è super slow rising, e questo addirittura ha ancora il cartellino perché non ci ho giocato mai, però è a forma di biscotto, tipo biscotto snooposo, ed è bellissimo. Un po' appiccicoso è diventato, ma mi piace molto. Ora andiamo agli ultimi squishy, l'ultima categoria, ovvero gli squishy da edicola e cinesi, però di consistenza differente. E qui, che è in questo vecchio contenitore di cotton fioc, bastoncini cotonati, ho questi qui tutti in silicone, e questi sono mischiati con i musetti, come si chiamano, i doggy doggy musetti della Sbabam, ovvero questi qui cicciottelli, e abbiamo l'orsetto, il delfino, il granchietto, il gattino,
il pesciolino e il tricheco. Poi ho questi qui piccini. Questi sono i sofficiotti baby e sono super super sporchi. Ho il coniglietto, l'orsetto, il maialino e la paperella. E questi sono i primissimi squishy in silicone che ho mai acquistato e sono i sofficiotti baby, mi piacciono un sacco. E poi ho questi qui cinesi. Questi qui si trovavano sulle cover del cellulare, che io e mia sorella avevamo due cover del cellulare con il gattino attaccato così, però si sono staccati. Ho una foca super super gommosa e poi ho questa zampina che è la fine del mondo e mi piace tanto. Soltanto con questi squishy ci gioco poco perché lasciano le mani strane. Sempre in silicone ho i Stupidol Kawaii My Jiggly Squishy. Questi due sono i miei preferiti, ovvero la stella marina e l'unicorno, sono i miei due preferiti. Poi ho lo squaletto, l'orsetto con il topino, questi anche mi piacciono tanto, ho l'elefantino e il dinosauro che sono super super adorabili. E poi ho un'altra foca che vedrete nel confronto e un cagnolino senza occhi. Come ultimi squishy, mi sembra di essere stata molto veloce in questo video, abbiamo questo unicorno che si gonfiava e diventava una palla, ma io l'ho lasciato gonfiato per metà per farlo essere uno squishy. E poi abbiamo i miei Puffy Yummy della Panjoy. Abbiamo Nello Girello, che è uno dei miei preferiti, ed è questa girella in silicone e all'interno contengono una specie di schiuma da barba, schiuma molto farinosa, molto strana. E mi ricordo soltanto il nome di Nello Girello, Sushi San, Donutello, che è il mio preferito in assoluto, Cappo Cake, se non sbaglio, Mr. Chips, perché il nome è super super facile, e degli altri non mi ricordo niente. Crostatina, torta rosa forse, rosa torta, rosa cremosa, e degli altri mi dispiace non me li ricordo, ma ho un panino, uno dog, un clam sandwich, quindi il nome mi sembra molto simile, un flan ed infine un panino con l'hamburger. Quindi ragazzi, questa è tutta la mia collezione da 120 squishy. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate mi piace, se volete nel confronto squishy originale contro squishy falso scrivetemelo giù nei commenti, scrivetemi anche quanti squishy voi avete e per iscrivervi al canale cliccate qui sul gattino, mentre per vedere altri video sul canale cliccate qui sull'unicorno gattoso. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!